Ciao e bentornati sul canale. In questo video voglio parlarvi di Groucho, il campanello Groucho. Non c'è mai quando serve. Signor Dog, la mia casa è infestata dai fantasmi. Ho bisogno di lei. Anche da questi piccoli particolari, potrete capire che no, non sono Dylan Dog, altrimenti alla mia porta avrebbe suonato una donna bellissima e non... comunque sul canale non si fanno discriminazioni né body shaming. Quante volte abbiamo letto una storia che inizia così, con una donna che suona al campanello di Craven Road 7? Oggi voglio parlarvi di una mia grande passione, che è tornata a distanza di tanto tempo e dopo i 40 anni, e ho scoperto essere tale quale a quella di tantissime altre persone nelle mie stesse condizioni. Io mi occupo sul canale dello straordinario nell'ordinario, mentre Dylan Dog è l'indagatore dell'incubo. In questo video cercheremo di far coesistere le due cose. Ma prima andiamo a vedere chi è Dylan Dog. Dylan Dog è un personaggio immaginario dei fumetti, creato nel 1986 da Tiziano Sclavi e pubblicato dalla Sergio Bonelli Editore. Ispirato nell'aspetto fisico all'attore Rupert Everett, Dylan Dog è l'indagatore dell'incubo, vive a Craven Road 7 a Londra e risolve casi decisamente fuori dall'ordinario, quasi sempre a tinte horror, con incursioni nel giallo e nello splatter. Ha un assistente di nome Groucho che si esprime soltanto a battute ed è il sosia perfetto di Groucho Marx. Dylan si innamora, beato lui, almeno una volta al mese di una nuova donna. È un ex poliziotto e un ex alcolista. Tra i suoi migliori amici c'è l'ispettore Block di Scotland Yard. Dal 1986 a oggi, Dylan Dog ha vissuto diverse stagioni, temporalmente almeno 5, con successi alterni. Dopo essere diventato un fenomeno di massa agli inizi degli anni 90, tanto da avvicinare le vendite record di Tex e in un'occasione persino superarle, e toccare quota 500.000 con l'inedito della serie regolare, è andato incontro nei decenni a un progressivo calo di fama e popolarità, restando però un fumetto cult e di assoluta qualità. Oggi, a metà degli anni 20 del 2000, dopo aver attraversato mille peripezie e almeno due nuovi cicli narrativi, Dylan Dog è un fumetto che cerca di barcamenarsi nell'attuale complicato mercato editoriale, ma è ancora un prodotto qualitativo. Il personaggio, tornato dal punto di vista narrativo allo status quo degli inizi, è ancora in grado di affascinare e influenzare. Se ti va, voglio farti vedere un altro video che ho realizzato riguardante un personaggio straordinario del Novecento, un genio troppo spesso bistrattato e poco conosciuto in Italia, Pietro Vassena. Trovi il link in descrizione e nelle schede. Adesso però torniamo a occuparci del nostro Dylan Dog. Lessi il mio primo Dylan Dog nel 1991, ero un ragazzino, grazie a mio cugino che mi prestò il numero 59, gente che scompare durante una vacanza trascorsa nel paese dei miei genitori in Calabria, anche se ricordo nitidamente che il primo numero che acquistai in edicola fu una ristampa Morgana, il numero 25, uno dei più amati dalla fandom di Dylan Dog. Fui subito rapito da quelle atmosfere horror, oniriche, da quella sospensione dell'incredulità che rendeva tutto possibile. Parlare con vampiri, zombie, alieni, serial killer, persino con la morte, con la M maiuscola. Ero un adolescente problematico, come tutti del resto, ma lo ero negli anni 90, di quelli con i capelli lunghi, lo sguardo perennemente incazzato, che amavano uscire al crepuscolo per andare a comprare il nuovo numero di Dylan Dog che usciva quel giorno e di soffermarsi per lunghe ore in chiacchierate infinite sui fumetti, su quelli che sarebbero usciti con l'edicolante di fiducia, in un'epoca in cui lo spazio e il tempo avevano una dimensione profondamente diversa da quella di oggi. Poi la vita ha preso il sopravvento. Gli anni si sono susseguiti con la ferocia di orrori via via sempre più grandi. Ai serial killer e ai mostri, che in fondo adesso fanno quasi tenerezza, si sono sostituiti lavori persi, amori finiti male, la morte che più volte si è palesata di persona con la sua falce in offerta speciale. La collezione completa del tuo fumetto preferito, se n'è andata, venduta su un sito di e-commerce per fare spazio alla tua nuova famiglia, e quell'edicola, la tua, è persino chiusa. A 45 anni, all'improvviso, qualcosa si risveglia e riassapori sensazioni che credevi ormai perdute. Forse è semplicemente voglia di evadere dalla realtà, allora dai fastidi dell'adolescenza, oggi dal dolore di una vita quotidiana che si è rivelata più cinica di quanto promettesse 20 anni fa. Da qualche mese ho ricominciato a leggere Dylan Dog e c'è un filo conduttore tra quello che mi è accaduto e questa storia, dopo un lungo silenzio con cui nel 2016 Tiziano Sclavi tornò a sceneggiare un albo di Dylan Dog. Questa storia parla purtroppo della caduta, della ricaduta di Dylan nel vizio dell'alcolismo, nella dipendenza dell'alcolismo. Quello che mi è accaduto ha un meccanismo simile. Tutto è cominciato con un albo regalato da un'amica, poi passavo in edicola, perché no, lo compro, non ho niente da leggere, e poi il Color Fest,
l'Old Boy, ogni mese comprare il numero della serie regolare, poi il desiderio di avere anche gli arretrati e di riavere piano piano tutta la collezione completa. Certo, leggere fumetti non fa male, anzi, fa benissimo. Forse sono un po' dispendioso dal punto di vista economico. Negli ultimi tempi ho scoperto anche, grazie ai social, che esistono tantissime persone, migliaia di persone che sono nelle mie stesse condizioni. A proposito, ciao amici della Dylan Dog fanpage, uomini e donne, miei coetanei o giù di lì, che a un certo punto hanno sentito il bisogno di tornare all'ovile, riscoprendo l'amore di gioventù, Dylan Dog. Sì, ma per quale motivo? Ho provato a spiegarlo in un post di recente, vado a leggervi proprio le parole che ho utilizzato, anche se forse, come ci insegna l'Old Boy, a volte una spiegazione razionale non c'è. Forse è semplicemente voglia di evadere dalla realtà, allora dai fastidi dell'adolescenza, oggi dal dolore di una vita quotidiana che si è rivelata più cinica di quanto promettesse 20 anni fa. Qui mi imbatto in tanti altri dilaniati di ritorno e inizio a capire il perché. Siamo un esercito, ma non siamo zombie, tutt'altro. Siamo vivi e senzienti. Torniamo dove siamo stati liberi e spensierati, in un porto franco, perché tutto è corsi e ricorsi. Un impulso significativo sta arrivando dal nuovo corso di Dylan Dog, che la Sergio Bonelli Editore ha affidato a una scrittrice come Barbara Baraldi, dopo le sperimentazioni di un grande autore, Roberto Recchioni. La gestione della Baraldi sta facendo tornare Dylan Dog alle proprie origini. Ci sono orrori attraversati con momenti di spensieratezza, spunti di riflessione e dimensioni più oniriche che permettono ai lettori di rifugiarsi per qualche minuto dalla realtà e forse credere ancora che tutto sia come una volta. Se anche tu hai letto o leggi tuttora Dylan Dog, beh, fammelo sapere, scrivi nei commenti qual è il tuo albo preferito, iscriviti al canale e se ti va condividi questo video con un tuo amico o una tua amica, magari a loro volta lettori o lettrici di Dylan, mi aiuterai a far crescere il canale. Noi ci vediamo al prossimo incubo, al prossimo video!